apre i battenti questo venerdì a Palazzo Strozzi American Art 1961-2001, una grande mostra che celebra l'arte moderna degli Stati Uniti attraverso oltre 80 opere di 55 artisti provenienti dal Walker Art Center di Minneapolis. Arte americana, una mostra mai fatta prima con questa periodizzazione dal 61 al 2001, quindi una mostra che parla di storia dell'arte, certo, ma anche di storia globale, proprio così, guardando attraverso il filtro delle opere questi 40 anni di dominio geopolitico ma anche culturale dell'America. L'esposizione, che resterà visitabile fino al 29 agosto, propone uno straordinario percorso attraverso importanti e iconiche opere che hanno segnato l'arte americana dall'inizio della guerra del Vietnam fino all'attacco dell'11 settembre 2001. Pensate che ci sono nel gruppo delle opere che hanno viaggiato dagli Stati Uniti a Firenze, ci sono oltre 14 Andy Warhol, e questo ci dà la misura di come questi capolavori che abitano per diversi mesi Palazzo Strozzi diano vita ad una mostra unica. L'idea era proprio quella di giocare su grandi nomi, conosciuti a tutto il pubblico, ma anche artisti meno noti, più giovani, concedetemi questo termine, nuove generazioni e quelli che saranno i grandi maestri del futuro.